Passata la gioia del diploma e del superamento della maturità, è già tempo di scelta per gli studenti aretini e per le loro famiglie, chiamati a decidere se intraprendere la strada del lavoro o proseguire con gli studi. In provincia di Arezzo sono oltre 2.800 gli studenti che ogni anno completano il ciclo scolastico superiore con il conseguimento della maturità. Di questi circa il 58% si iscrive poi all'università. In provincia di Arezzo, commenta il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini, tra i diplomi più richiesti dalle imprese spiccano quelli ad indirizzo amministrativo, finanziario e marketing, seguiti dall'indirizzo meccanico e meccanicistico, più distanziati diplomi connessi alle produzioni e manutenzioni industriali, elettronica, elettrotecnica e il settore turistico ed enogastronomico. Tra le professioni di sbocco per i diplomati, quelle di più difficile reperimento sono quelle riferite a diplomati in indirizzo meccanico ed energia, con il 64,3% di difficoltà di reperimento, difficoltà anche nel settore turistico ed enogastronomico e per i tecnici elettronici ed elettrotecnici. Complessivamente le imprese aretine nel periodo agosto-ottobre 2019 assumeranno 5.200 addetti, il 42% dei quali in possesso del diploma di scuola superiore. Per quanto riguarda i corsi universitari, prosegue Salvini, la richiesta da parte delle imprese interessa principalmente gli indirizzi economici, a seguire ingegneria elettronica e dell'informazione, oltre ai corsi sanitari e paramedici. Buone anche le prospettive per le lauree collegate all'insegnamento e alla formazione, per la laurea in ingegneria industriale. Anche in questo caso le difficoltà di reperimento da parte delle aziende per i profili di sbocco dei laureati sono spesso elevate, ben il 72% per gli ingegneri, 37% per i laureati ad indirizzo economico, 21% per l'indirizzo sanitario e paramedico.